Un incontro proficuo con il prefetto Giancarlo Dionisi che al termine della riunione da lui stesso convocata dopo quella del 26 gennaio scorso si è detto soddisfatto soprattutto perché la questione degli stipendi dei dipendenti dovrebbe essere risolta entro pochi giorni. È la notizia che i 26 lavoratori della Tossilo SPA aspettavano da tempo. Da novembre sono senza retribuzione e ormai da più di un anno non hanno certezze sul loro futuro. Noi pretendiamo una risposta, pretendiamo risposte. È un percorso che ci porti avanti, che ci dia una prospettiva nel futuro, non soluzioni a breve termine, non soluzioni irrealizzabili. Noi vogliamo atti concreti, abbiamo bisogno dello stipendio perché è l'unico modo con cui possiamo andare avanti legalmente. Sul piatto resta la preoccupazione per il riavvio dell'impianto di compostaggio e i conseguenti danni che subirebbe l'ambiente qualora la ripartenza tardasse ancora. È una cosa che non può continuare così, deve finire con la ripresa produttiva che deve viaggiare assieme all'intervento per mettere in copertura i lavoratori. La nostra preoccupazione forte è di far ripartire finalmente l'impianto, visto che la Regione ha già stanziato il famoso 1 milione di euro per far ripartire almeno l'impianto di compostaggio. Le discariche stracolme di rifiuti e con la riapertura della Tossilo si riuscirebbe a dare veramente forti risposte a tutto il nord Sardegna fino ad arrivare all'Ogliastra. Si riuscirebbe a smaltire ben 60.000 tonnellate di rifiuti e si riuscirebbe a pieno regime ad avere ben 100 lavoratori in essere in maniera permanente all'interno della struttura e anche questo è un discorso di non poco conto. Cerchiamo di mettercela tutta e risolviamo i problemi prima che succeda il peggio.